I consiglieri comunali di Partecipiamo, Giovanni Iacono e Mirella Castro, hanno inviato una nota al sindaco di Ragusa, al segretario generale e all'assessore comunale al bilancio per conoscere i costi consuntivi del 2014, 2015 e 2016, con riferimento ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Secondo i consiglieri Castro e Iacono, non si rileva da nessuna parte la pubblicazione dei costi consuntivi degli anni dal 2014 al 2016. Si tratta di dati importanti per garantire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, come recita tra l'altro l'articolo 1,1 del decreto legislativo 33 del 2013, mentre l'articolo 32,2 dello stesso decreto legislativo contempla l'obbligo di pubblicazione in forma analitica dei dati in questione, così come elencati nelle relative delibere tariffarie, in particolare nella delibera del Consiglio Comunale numero 34 del 28 aprile 2016, riguardante la tariffa idrica del 2016 con il regolamento del servizio idrico integrato, parte integrata e sostanziale allegato della stessa delibera. Inoltre, i consiglieri Castro e Iacono chiedono di conoscere il numero complessivo dei metri cubi di acqua fatturati nel 2016 sulla base dei consumi rilevati dalle letture dei contatori.